Conferenza stampa questa mattina dei soci dell'associazione Costituzione Viva a Battipaglia. Argomento dell'incontro con i giornalisti è stata la tutela del fiume Tusciano, che in questi giorni più che mai è in condizioni di notevole inquinamento. Alla conferenza stampa hanno partecipato il presidente di Costituzione Viva Luciano Ceriello e il consigliere comunale del PD Antonio Visconti. Evidentemente ci sono dei frantoi che preferiscono, piuttosto che smaltire la lavorazione, i residui della lavorazione, di farli defluire nel Tusciano. Purtroppo ciò avviene di notte e dal momento della denuncia, al momento in cui si attivano poi le indagini, trascorrono alcuni giorni. È passato questo periodo, purtroppo non riusciamo sempre a venire a capo di questo stupro del nostro fiume e quindi a sapere i responsabili. Abbiamo chiesto questa conferenza stampa non solo per richiamare l'attenzione ancora una volta sul Tusciano, un impegno che ci vede partecipi, come potete vedere alle mie spalle, sin dal 2014 che ci battiamo per il Tusciano. Qui ci sono solo pochi degli articoli che sono comparsi in questi anni su nostra iniziativa, ci sono alcune delle nostre denunce ai carabinieri e un manifesto. In questi anni quindi abbiamo fatto delle denunce non solo alla pubblica autorità ma anche alla magistratura. Quindi 8 anni di impegno che però hanno portato dei risultati che riteniamo importanti. Non solo per i 2 procedimenti, uno ancora in corso, nel primo ci fu l'interessamento del Corpo Forestale dello Stato alla stazione di Cava dei Tirreni e successivamente nel secondo anche l'intervento del NOE. Perché riteniamo che questi 8 anni non siano stati vani? Perché i commissari prefettizi su nostra iniziativa avviarono una procedura di verifica di tutti gli scarichi sul Tusciano che portarono all'individuazione anche di scarichi illegali. E un altro risultato che riteniamo comunque importante, dopo il nostro confronto con il commissario Iorio si arrivò a parlare per la prima volta di contratto di fiume e quindi si avviò la procedura con un protocollo d'intesa voluto dai commissari e con la presenza del presidente della provincia. Ma 8 anni non sono stati solo di denunce, richieste di intervento e anche di risultati, come dicevo, sono stati anche 8 anni di proposte. La proposta è stata avanzata in questi anni del parco fluviale, ma soprattutto ci piace ricordare la nostra proposta che ha portato a questo primo protocollo d'intesa del contratto di fiume, che riteniamo sia una misura fondamentale per la salvaguardia del fiume Tusciano. Recuperare alla vivibilità della città il fiume, tutelarlo e prevenire il rischio idrogeologico. In una città così martoriata dal cemento non comprendiamo come una città che perde popolazione assista ed abbia anche un patrimonio immobiliare assolutamente in gran parte libero debba assistere a colate di cemento. Recuperiamo la vivibilità partendo anche dal Tusciano. In questi mesi ultimi è tornato alla ribalta per ennesime occasioni di scempio, di diciamo, saccheggio, il distributore di carburante, piuttosto che ancora ieri le acque si presentavano completamente nere per via di chissà quale sversamento. Abbiamo avuto un piccolo supporto da una programmazione sovraterritoriale che è quella del Master Plan, che per fortuna ha recuperato una programmazione urbanistica anche sui corsi d'acqua principali che affluiscono al nostro litorale, altrimenti chissà cosa sarebbe accaduto. Lamentiamo quindi e denunciamo con forza l'assenza totale dell'amministrazione comunale sui temi della vivibilità, della riqualificazione ambientale, della ricucitura delle aree verdi e soprattutto degli impegni che sono stati presi anche in campagna elettorale rispetto ai tanti temi, la bonifica delle discariche. Abbiamo registrato che per mancanza di programmazione i finanziamenti sono stati, diciamo, spostati su altri capitoli perché il Comune non si è reso parte attiva.